Dopo la manifestazione dell'8 ottobre scorso, il comitato Chiudiamo la discarica Martucci è tornato a protestare. Un migliaio di persone provenienti dai comuni di Conversano, Mola di Bari e Polignano, armate di tamburi, megafoni e coperchi, ha deciso di presidiare la sede del Consiglio regionale, riunito per la votazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Una protesta organizzata ad hoc per chiedere con determinazione la chiusura definitiva della discarica, ritenuta dal comitato terra di veleni e rifiuti pericolosi. Noi chiediamo assolutamente lo stralcio dal piano regionale dei rifiuti del sito Martucci, che si trova a confine tra Mola e Conversano e che ha una grandezza di ben 33 ettari, un impatto devastante sul territorio, in particolare sulla falda acquifera e sui terreni. La manifestazione, che per oltre due ore ha paralizzato il traffico su via Capruzzi, segue la diffida presentata alla Procura della Repubblica di Bari, poiché secondo il comitato sarebbero state smaltite nella discarica tonnellate di rifiuti tossici e nocivi che avrebbero reso il sito altamente dannoso per il territorio. I terreni sono inquinati, la falda acquifera è inquinata perché la magistratura, che sta procedendo in un'indagine che ormai dura da alcuni anni, sta accertando le responsabilità e nel frattempo ha sequestrato ben tre pozzi a valle della discarica contenenti piombo e altri metalli pesanti di natura cancerogena e assolutamente dannosi per la salute umana. Se le decisioni che verranno prese durante il Consiglio regionale non vi staranno bene, che posizione prenderete? Continueremo in questa lotta che coinvolgerà tutta la popolazione di Mola. Stamattina decine e decine di esercizi commerciali hanno chiuso a Mola in segno di solidarietà, hanno abbassato le saracinesche e rimarranno chiusi per tutta la mattinata. Continueremo con questa lotta, così come abbiamo fatto a maggio, abbiamo portato in piazza 3.000 persone, ne porteremo altrettante se non di più.